Siamo qui in qualità di specializzandi dell'ottavo ciclo per le attività di sostegno, ci sono con noi anche degli specializzati. È la terza volta che quest'anno siamo qui davanti al Ministero. Stavolta ci siamo mobilitati perché c'è il rischio che coloro i quali hanno conseguito la specializzazione all'estero e sono ancora in attesa del riconoscimento del titolo di studio ci sorpassino nelle graduatorie. Quindi chiediamo che siano inseriti in coda nelle graduatorie in attesa del riconoscimento del titolo, riconoscimento ufficiale, e non a pettine, caso in cui in effetti ci scavalcherebbero per le assegnazioni delle supplenze e per le eventuali immissioni in ruolo. Il fatto che questi colleghi ci scavalcherebbero nelle graduatorie ci lede in prima persona, ma soprattutto c'è il problema del mancato riconoscimento del diritto alla continuità didattica ed educativa degli alunni e delle alunne con disabilità, perché se questi colleghi entrassero a lavorare a scuola e intanto il loro titolo non fosse riconosciuto, non potrebbero continuare a lavorare, quindi questi alunni e queste alunne si ritroverebbero senza l'insegnante di sostegno che magari hanno avuto per un certo periodo di tempo. Siamo qui a dare il nostro sostegno al presidio dei docenti specializzati e specializzandi dell'ottavo ciclo TFA del sostegno, per chiedere che questa norma che prevede la modifica all'ordinanza che prevede che i docenti che hanno un titolo estero in attesa di riconoscimento lavorino dalla prima fascia a pettine venga cambiata e venga riproposta la norma che c'era anche l'anno scorso, che prevedeva che venisse istituito un elenco aggiuntivo in coda a chi ha un titolo che ha pieno valore legale. Abbiamo anche chiesto al Ministero in tutti questi mesi di agire celermente per la valutazione di questi titoli esteri, perché sono stati stanziati 4 milioni e mezzo di euro per CIMEA per appaltare la valutazione di queste istanze, che sono circa 12.000, e sappiamo che a distanza di un anno solo il 10% di queste domande sono state valutate. Quindi per noi è importante che il processo di valutazione di questi titoli vada avanti celermente e che si esca da questa condizione di emergenza che rischia di giustificare una attribuzione di contratti a chi ha un titolo che però è in attesa di avere un riconoscimento legale e formale, e quindi questa dinamica crea ovviamente delle tensioni e può creare un contenzioso anche per i lavoratori coinvolti.